E anche questa spesso viene, come dire, presentata sotto una cattiva luce, no? Questi giudici sono indipendenti, fanno quello che gli pare, non rispondono a nessuno. In realtà, a pensarci bene, mi sembra evidente, non è un vantaggio per il giudice, è una garanzia per il cittadino. È il cittadino che ha da guadagnare da questa indipendenza del giudice, perché se il giudice non fosse indipendente, il cittadino avrebbe ragione di temere che questo giudice potrebbe dar ragione a qualcuno più forte, più potente, più convincente di lui. Allora il giudice nasce come un pubblico funzionario, vince un concorso, poi naturalmente deve fare carriera. E anche qui, quando io spiego ai miei colleghi stranieri come fa il giudice italiano a fare carriera, loro spalancano gli occhi. Perché il giudice italiano fa carriera secondo le decisioni prese dal cosiddetto Consiglio Superiore della Magistratura, previsto anche questo dalla Costituzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura è quello che decide i trasferimenti, le promozioni, che fa i procedimenti disciplinari se il giudice sbaglia, ed è un organo per 2/3 composto da magistrati eletti da tutti i magistrati italiani. Per 1/3 è composto da persone nominate dalla politica, ma come voi capite questo terzo non può fare maggioranza. E allora vedete che accanto allo stipendio, io prenderò lo stipendio qualsiasi cosa faccio, si spera di buono, certo se poi sono uno che non lavora, che commette reati, che si fa corrompere, allora mi cacceranno via, non mi pagheranno più, ma questo fa parte della malattia, no? Noi stiamo esaminando invece un sistema presumendo che vada tutto bene, che funzioni. Allora, accanto allo stipendio, il Consiglio Superiore è quello che garantisce l'indipendenza e l'autonomia del giudice, perché nessuno può dire al giudice decidi così, perché poi io ti promuoverò presidente del tribunale di Rocca Cannuccia. E nessuno gli può dire stai attento che se non decidi così io ti farò trasferire a Rocca Cannuccia, magari un posto che proprio non si voglia andarci. Quindi, come si dice con una frase abituale, il giudice italiano non ha né speranze né timori, non spera nulla da nessuno, perché nessuno gli può promettere nulla e non teme nulla da nessuno, perché nessuno gli può fare qualcosa. E allora io racconto queste cose, loro mi dicono, ma guarda che siete ben fortunati. E perché? Perché vedete, questo modello, aveva ragione Berlusconi, è davvero un'anomalia italiana. Non c'è nessun paese del mondo occidentale che conosce un sistema giudiziario così perfetto, così astrattamente idoneo a garantire i diritti dei cittadini e il rispetto della legalità. Pensate per esempio che in Francia il pubblico ministero dipende dal ministro della giustizia e siccome in Francia l'azione penale non è obbligatoria, che cosa vuol dire? Vuol dire che non è che si debbono perseguire tutti i reati, se ne perseguono alcuni, quali? Quelli che decide il ministro. Quindi in Francia un pubblico ministero, se fa un processo, lo fa perché il ministro gli consente di farlo o gli dice di farlo. Ma se il ministro gli dice tu questo processo non lo fai, il pubblico ministero francese non lo può fare. Certe volte non fare un certo processo ha un costo politico importante. Che diranno i giornali? Che dirà Marco Travaglio Francese se lo scandalo del famoso processo contro il sindaco di Parigi, Tiberi, ve lo ricordate che aveva fatto delle porcherie con gli immobili di Parigi? Che dirà l'opinione pubblica se questo processo non viene fatto? Vabbè, ma non è difficile. Il ministro della Giustizia farà sapere per i rami attraverso la composizione gerarchica delle procure a questo sostituto procuratore, guarda tu fai un po' di indagini, interroga, poi però archivia, loro dicono class,
anche il pubblico ministero italiano fa una richiesta d'archiviazione, ma al giudice, ed è il giudice che deve stabilire, va bene, archiviamo, oppure che può dire al pubblico ministero, ma tu sei matto, ma non hai visto quanti reati ci sono, rinviali a giudizio. In Francia no, il pubblico ministero decide autonomamente, questo processo va nel cassetto, si archivia e l'indagine finisce lì. Ci sono poi i paesi come la Svizzera. La Svizzera è un po' complicata perché ha 26 cantoni. La verità poi funziona un po' dappertutto nello stesso modo. Giudici e pubblici ministeri sono nominati a tempo. I giudici in genere li nomina il Parlamento e i pubblici ministeri li nomina il governo. Vengono nominati 4-5 anni e poi vengono confermati. Attenzione, quando li nomina il Parlamento o il Governo, una bella lottizzazione, il partito tale nomina 3 giudici, il partito dall'altro ne nomina altri 4, poi lavorano. Però io ho lavorato molto in Svizzera. Immaginiamo un procuratore della Repubblica che mette sotto processo il presidente di una banca per riciclaggio. Magari sto presidente della banca è un pezzo grosso del partito che ha nominato quel pubblico ministero. Magari il suo avvocato è il segretario di quel partito. Magari questo pubblico ministero fra un anno deve essere riconfermato. Come credete che possa sentirsi quando gli arriva la telefonata? Se, no, sai, in questo momento il partito, insomma, poi considera bene, sai. Voi pensate che sia autonomo, indipendente come quel giudice italiano che sta a stipendio e che può essere mosso dalla sua sede solo dal Consiglio Superiore della Magistratura? E se questo giudice svizzero di là un anno non viene riconfermato, che fa? C'ha moglie, bambini piccini, una vita avviata in un paese, si deve rimettere sul mercato, magari c'ha 50-60 anni. Poi ci sono i sistemi in cui il giudice è eletto.